Giuseppe Gulli, siamo arrivati al quarto sciopero di TPL contro la privatizzazione del trasporto pubblico locale. Alcuni passi avanti sono stati fatti, ci sono novità? Abbiamo un incontro il 31 di maggio in regione con l'assessore Berrino e con i vari enti, quindi Comune di Savona, Provincia di Savona. Ci auguriamo, spieghiamo che venga accolta la nostra richiesta, quella di congelare un attimino la pratica di quello che è l'affidamento dei servizi. Noi chiediamo che venga affidato in modalità in-house. Lo chiediamo perché comunque in provincia di Savona e a Savona il costo chilometrico è fra i più bassi e pensiamo che i lavoratori e anche i cittadini meritino un'azienda pubblica, funzionante, efficiente, ma che possa guardare a quello che sono le vere esigenze del territorio e dei cittadini. Quindi un servizio sociale, un servizio più rispondente a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Quest'oggi sti in mezzo proprio ai cittadini per cercare di sensibilizzare su questo problema. Sì, cogliamo molta adesione anche tra i cittadini, molta solidarietà, ci stanno chiedendo di andare avanti perché comunque è un servizio pubblico, è un servizio che è sicuramente utile, è un servizio che è da mantenere così come oggi lo sta facendo TPL, che comunque sicuramente dà una risposta concreta a quello che sono le esigenze dei cittadini in tutta la provincia.